installazioni di video arte della coppia Minus Log sono andate in scena nelle stanze dell'antico palazzo teramano Camillotti De Marco. Una serata avanguardista tra spazio e luce organizzata dall'associazione culturale Il Pavone. L'associazione culturale Il Pavone di Teramo è ormai al quinto dei suoi appuntamenti in uno degli edifici teramani più interessanti del XIX secolo, il Palazzo Camillotti De Marco. L'ultimo evento è stato quello della mostra del duo artistico Minus Log, avanguardisti dello spazio e della luce, che con le loro installazioni hanno dato forma a un corpo materiale, virtuale e sonoro, alla ricerca di quel luogo della mente dove gli opposti tacciono e il silenzio prende corpo. Che serata è stata prima di Natale qui al Pavone? Sì, abbiamo voluto augurare un felice Natale ai nostri associati questa sera con la presenza di Minus Log, è un duo artistico composto da Manuela Cappucci e Giustino Di Gregorio, che con la loro videoarte hanno cucito su Palazzo Camillotti De Marco un vestito completamente nuovo. Hanno dato una forma agli spazi e hanno fatto sì che gli spazi rievocassero alla mente anche altre dimensioni. Insieme a questo abbiamo offerto ai nostri soci appunto una cena con prodotti interamente biologici, cercando anche un contrasto con la videoarte, qualcosa di estremamente moderno, abbinandolo appunto al biologico. Ed è stata con noi questa sera anche Anna Rita di Domenico, che è una personal chef, che sta cercando di farsi strada appunto in questo campo appunto della cucina a domicilio, che era anche già una collaboratrice dell'antico cantinone. Insomma, questo palazzo è tornato davvero a vivere? Ci proviamo, è una scommessa che speriamo di continuare a portare avanti e che per il momento sta dando buoni frutti, perché comunque insomma siamo sempre all'insegna dell'innovazione, cerchiamo sempre di portare qualcosina in più, di fare un passetto avanti ogni volta. Eccoci alla nostra rubrica di informazione economica curata da Stefano Di Ventura, direttore commerciale di Intercredit Confidi. Ammontano a 14 milioni di euro le risorse provenienti dal PARFAS che la Regione Abruzzo ha destinato ai Confidi regionali per agevolare l'accesso al credito delle piccole imprese. Un progetto denominato Credito e Crescita, che intende facilitare il credito di impresa in un momento particolarmente difficile del mercato creditizio. Buonasera a tutti. È proprio di questi giorni la notizia che la Regione Abruzzo ha stanziato 14 milioni di euro per favorire l'accesso al credito alle piccole e medie imprese abruzzesi. E questi fondi sono dei fondi del PARFAS 2007-2013 destinato appunto a migliorare in un momento di crisi particolare l'accesso al credito delle imprese. I fondi sono destinati ai Confidi, ovvero consorzi di collettività fidi quali per esempio Intercredit. Sono stati stanziati 14 milioni per i 35 Confidi aderenti in tutta la regione Abruzzo. Intercredit Confidi ne ha ricevuta la prima tranche di circa 1.915.000 ed è il Confidi che ne ha ricevuti in più di tutti gli altri. Questi fondi occorrono appunto alle imprese per accedere al credito attraverso l'utilizzo dei Confidi. Possono aderire alla richiesta di questi fondi PARFAS tutte le imprese, socie o non socie del Confidi. Il Confidi, attraverso questi fondi, permette alle imprese di non pagare e non versare le quote sociali che occorrono per diventare socio del Confidi. Ad oggi abbiamo ricevuto poco meno di 1.000 richieste, di cui 150 di nuovi soci del nostro capitale sociale e la rimanente parte di già soci. Vi ricordo che possono accedere a questi fondi tutte le piccole e medie imprese, di qualunque categoria merceologica, che siano artigiani, che siano piccole e medie imprese, di qualsiasi genere e settore. Per fare la richiesta potete recarvi in tutte le nostre sedi, la nostra sede di Teramo, in quella di Giulianova, in quella di Pescara, in quella di Chieti. L'accesso a questi fondi è molto molto semplice, occorre riempire sostanzialmente due tipi di moduli, un modulo allegato A destinato ai nuovi soci del Confidi e un modulo denominato modello B destinato ai vecchi soci del Confidi. Nella nostra home page del nostro sito internet è stato inserito un banner inerente
presente lo speciale 91, ovvero di credito e crescita, quindi specificatamente a questo tipo di fondo. Qualsiasi genere di richiesta può essere inoltrata già cliccando direttamente sul banner e scaricando i moduli che ne escono fuori. Per tutta la collazione documentale basta recarvi nei nostri uffici, ci penseremo noi. Qualsiasi altra domanda, qualsiasi altro dubbio, chiamatemi, scrivetemi, sono sempre a vostra disposizione. Buonasera. Bolognese, cieco dall'età di 14 anni, è considerato uno tra i migliori scultori italiani. La scultura che lo ha reso famoso e fino a gennaio in mostra nella chiesa di Sant'Agostino di Teramo nasce con una storia speciale. Sua fonte di ispirazione è infatti il Cristo velato di Giuseppe San Martino nella cappella San Severo di Napoli, uno dei maggiori capolavori della scultura, che gli fu impedito di vedere a suo modo, cioè con le mani. Da questo divieto gli viene l'idea di realizzarne una sua personale versione, il Cristo rivelato, una scultura tattile dal doppio significato, velato per la seconda volta e svelato ai non vedenti che possono leggere la pietra toccandola con le mani. Ma è proprio vero che l'arte è uguale per tutti. Felice, già, si è felici senza poter vedere? Certo. Quando uno nella vita fa quel cavolo che gli pare, la gente ci crede ed è disposta a pagarlo per fare quello che gli pare, è il massimo della gioia. Quando ha perso la vista? A 14 anni per un'atrofia del nervo ottico. Quindi lei ricorda colori, forme? Sì, anche se io penso che i ricordi sia un'illusione ottica. Facevo l'esempio con i ragazzi anche gli altri giorni che ho incontrato nelle scuole. 2 anni fa un centro carni che è vicino a dove io ho la scuola, il laboratorio a Bologna, mi ha chiesto di realizzare una mucca e io ancora adesso quando penso alla mucca penso a quella che è disegnata sul latte granarolo. Quando poi sono partito per farla non mi ricordavo niente, nonostante avessi la visione della mucca, però è una visione molto sfocata. Per poterla realizzare ho dovuto andare in una stalla a toccarmi per 2 giorni una mucca, ci siamo innamorati, leccati. Dunque, lei è uno scultore, un artista, quando ha iniziato a dipingere, a scolpire? A dipingere mai, a scolpire quando avevo 25 anni, perché Nicola Zamboni, un ex insegnante dell'Accademia di Brera, voleva capire quanto fosse indispensabile la vista fisica per scolpire, e ha chiamato 3-4 persone non vedenti nel suo laboratorio. Dopo la terza volta ha detto: io sono a posto, ho capito che potete benissimo farlo. Per gli altri è stata un'esperienza di vita, per me è stata l'esperienza che mi ha cambiato la vita, perché ho visto che potevo comunque dare forma alle mie immagini interiori. Adesso lei insegna a dare queste immagini interiori anche agli altri che non vedono. Sì, io principalmente il mio lavoro è realizzare sculture e commercializzarle, però poi è stato talmente stravolgente in modo positivo quello che ho ricevuto da questo insegnante che voglio far conoscere la mia arte a più persone possibile, perché sono convinto che il 99% delle persone muoiono senza sapere quali sono i loro desideri reali. Quando insegna a qualcuno che non vede a scolpire, quali sono le prime nozioni che trasferisce? Esattamente quelle che insegni a chi vede, perché poi la mia scuola è aperta a tutti, io sono razzista al contrario, da me le persone che hanno disabilità sono sempre quelle che hanno sempre la porta aperta, e se c'è spazio vengono anche quelle che non hanno difficoltà fisiche. A Teramo è in mostra il suo Cristo velato, anzi rivelato, ci racconta questa storia? Ma il Cristo rivelato è nato nel 2008. Nel 2008 stavo facendo una mostra a Napoli, una delle tante che facevo in Italia, mi hanno detto di andare a vedere il Cristo velato perché è una delle sculture più belle del Settecento figurativa. Sono entrato dentro, non me l'hanno fatto toccare, al che delusione, tristezza, rancore. E poi ero con il direttore del Museo Mero di Ancona e lui mi ha lanciato una sfida, mi ha detto: ma a sto punto perché non lo rifai? E io ho detto: ma sei matto? Cioè,
Dopodiché dentro sentivo crescere qualcosa e ho detto ok, voglio rifarlo. Sono stato 3 giorni al Museo Mero, abbiamo fatto assieme ai ragazzi del Museo Mero un piccolo modellino del Cristo velato, ho comprato un blocco di marmo da 4 tonnellate, sono partito e ho fatto il Cristo rivelato. Ha girato tutta l'Italia, è stato benedetto anche dal Papa, da Benedetto XVI. E la cosa bellissima è che il 19 febbraio del 2013 hanno aperto la Cappella San Severo ai ciechi, perché comunque ho rotto le scatole non poco, insomma. Scultore, ma anche attore, anzi protagonista di 2 documentari. Cosa raccontate in questi film? Allora, il primo documentario è Per altri occhi. Sono stato contattato, e qui tra l'altro abbiamo anche Luca Casella e Mario Santoni, che sono altri 2 protagonisti di questo documentario. In pratica Silvio Soldini ha ripreso delle scene quotidiane, cose che facciamo tutti i giorni, però di personaggi un po' particolari, quindi io scolpisco, gioco a baseball, faccio la mia vita normale, Luca fa fotografia, fa il musicista, Mario fa lo sportivo, quindi ha ripreso queste scene, le ha montate in modo molto simpatico e molto così, da non suscitare la compassione, le cose, e quindi è uscito questo documentario bello. Che rientra in un progetto sociale? Sì, rientra in un soggetto. Questo documentario è uscito già l'anno scorso, poi Adina Pugliese l'ha sposato questo documentario e ha fatto nascere tutto questo progetto, ha legato insieme il progetto al film, e infatti adesso qui stiamo facendo questa settimana di arte sociale, dove andiamo a incontrare scuole, andiamo a incontrare anziani, facciamo proprio degli incontri con le persone per far vedere anche il bello dell'arte e far provare il bello dell'arte alle persone. Vogliamo ricordare dove lei ha il suo laboratorio? A Sala Bolognese, in provincia di Bologna, c'è appunto il mio laboratorio scuola, che si chiama Chiesa dell'Arte, non perché io sia particolarmente cattolico, ma perché è all'interno di una chiesa sconsacrata, che era poi la cappella privata della Villa Terracini, colui che ha messo le fondamenta per la Costituzione italiana. Felice, che cosa dice per consolare un ragazzo, una ragazza, una persona non vedente che è disperata per questo problema? Non dico niente, dico muovi il culo e vai avanti, anche perché l'altro documentario, ad esempio il secondo documentario, che è nato dopo Per altri occhi, si chiama Un albero indiano, fa proprio vedere il mio intervento in una scuola di bimbi disabili e poveri dell'India, e con 15 giorni del mio intervento gli ho cambiato il destino, perché comunque gli ho dato la possibilità anche di sostenere la loro scuola. Insomma, felice è felice. Sì, sono felice, ma mi reputo molto fortunato, perché ho comunque tutto, ho un lavoro che mi piace, ho una famiglia, un bambino meraviglioso, una moglie che mi sopporta. Quindi, e a Tobia. E ho Tobia, che Tobia comunque in Italia mi accompagna ovunque, all'estero non si può perché ha già una certa età e quindi bisognerebbe fargli troppe vaccinazioni. Grazie di essere stati in nostra compagnia, ci vediamo la prossima settimana con Abruzzo Village. Buona serata a tutti.